Peccato, peccato veramente, perché oggi devo dire che abbiamo giocato bene tranne i primi 6 o 7 minuti, poi il resto è stata una partita abbastanza costante nel gioco, nella qualità del gioco. Abbiamo ancora una volta perso tante palle, ma per ingenuità proprio, nel momento di passarsi la palla in un incrocio, una semplice scalata, e questo ci vuole solo pazienza, perché non è che con tanto allenamento o con spiegazioni la gestione della palla possa migliorare così repentinamente. Ci vogliono partite, ci vogliono queste partite, ci vuole arrivare punto a punto alla fine, perché i ragazzi magari anche delusi da una sconfitta, però acquisiscono sempre più consapevolezza. Capanano comunque è una squadra che punta, insomma, ad un campionato di vertice in questo torneo di Serie A2, e stare avanti anche di 5 gol nel corso della prima frazione di gioco già è un piccolo tassello messo da questo gruppo. Certo, è chiaro, poi insomma le partite in qualche modo si dovranno anche vincere invece che magari perderle di uno, insomma. Le vinceremo sicuramente. Quando ci funziona la difesa come quel frangente del primo tempo con il nostro portiere che è veramente sugli scudi, possiamo sviluppare un gioco veloce, naturale per dei ragazzi giovani. Chiunque fa fatica a stare dietro a questi ragazzi, quindi poi purtroppo in quarta fase dobbiamo ancora lavorare tanto, capire che Manolovic, nonostante sia il nostro miglior giocatore, deve sapere anche passare la palla, perché ormai sto sentendo che tutti gli avversari sanno che la partita la fa Manolovic, per cui molte attenzioni su di lui, molta pressione, raddoppi, per cui miglioreremo anche in questo sicuramente, perché lui è abituato a tirare. Nota positiva quella di Scarcelli, del portiere, soprattutto nel primo tempo ha veramente chiuso la porta, no? Sì, devo dire che c'è stato un grandissimo miglioramento nelle ultime 3 settimane. Abbiamo risolto ottimamente la questione dell'allenatore dei portieri, adesso hanno ripreso a fare allenamenti specifici, in più fanno tutti delle c'è uno staff dietro di loro che lavora tantissimo anche in videoconferenza analizzando la partita il mercoledì, quindi sanno, sono sempre più consapevoli lo stesso Scarcelli e tutti gli altri dei loro punti forti e punti deboli, e questo li fa migliorare. Prima c'è stata una partita più difficile e la squadra di Campus Italia gioca veramente molto bene. Lo giocatore giovane ha giocato soprattutto con molta disciplina, non so come si dice, però questa di concentrazione, ha giocato bene. E per noi ha avuto una partita buona per giocare, perché l'esigenza ha fatto alta. Complimenti per il Campus Italia, perché fare un lavoro per il futuro molto buono. E credo che noi è importante i risultati, perché abbiamo perso la partita scorsa con Teramo, in Lions Teramo in casa. E vincere questa partita è importante. Noi abbiamo giocato bene, ma solo mi porta i risultati. Lei ha allenato in Argentina, in Cile, ma in Argentina è stato anche allenatore delle nazionali giovanili, Under 17, Under 19, quindi conosce bene anche questi tipi di progetti, questo del Campus Italia. Insomma, come le sembra questo progetto con i giovani? Come sta lavorando un po' la federazione italiana? Mi piace molto, è un progetto che non, io credo che la federazione non deve abbandonare, non deve lasciare mai, perché in Europa puoi prendere l'esempio di Portogallo. Portogallo ha fatto questo 15 anni fa, ha fatto questo, ha iniziato a lavorare con i giovani forte, in concentrazione, e allora porta una squadra buona Portogallo, e credo che Italia può andare in questa senda, in questa via, e con questa installazione che sono bellissima, credo che può andare bene, sicuro. Verso fine del primo tempo siamo un po' calati, abbiamo sbagliato qualche occasione e diciamo poi la partita si è messa punto a punto, e nel secondo tempo comunque c'è stata qualche fuga del Camerano, ma noi abbiamo tenuto molto bene, e poi alla fine non si è riusciti nel guizzo finale, non siamo riusciti a rimettere in piedi la partita. Comunque venite da 3 sconfitte consecutive, però differenziandole tra di loro forse quella di oggi è quella nella quale la prestazione forse è stata migliore delle altre, no? Assolutamente sì, a Bologna non è stata una
una gara positiva. Invece oggi comunque, nonostante la sconfitta, siamo soddisfatti. Abbiamo giocato molto meglio delle due sconfitte precedenti e questo ci dà fiducia, ecco. Tu sei il capitano della squadra. Da capitano come si gestiscono questi momenti? Insomma, venite da tre sconfitte, anche il capitano ha il suo ruolo importante, no? Sì, noi continuiamo con gli allenamenti, la costanza è fondamentale. Continuando ad allenarci così, queste partite diventeranno dei successi nei prossimi mesi, speriamo almeno.